che si prospettano più promettenti per il futuro, e in questo momento si parla di refit. Quali sono le reali potenzialità del mercato in questo segmento? Bene, in un momento di crisi internazionale, sicuramente di crisi nazionale della nautica italiana, è sicuramente importante fare una valutazione su quali siano i mercati che si prospettano essere promettenti per il futuro, ma soprattutto anche quali tipi di attività nell'ambito della nautica diventano interessanti per i nuovi mercati. Ma possiamo anzitutto dire che, particolarmente quando guardiamo alla grande nautica di cui l'Italia in termini industriali è leader mondiale, questo vogliamo sempre ricordarlo, i mercati emergenti sono quelli che poi sinteticamente vengono definiti il BRIC, del Brasile, della Russia, dell'India, della Cina. Sono mercati in cui la nautica comincia non solo a farsi conoscere nella popolazione residente, ma anche a diventare un elemento di scelta elitaria. La difficoltà nell'affrontare questi mercati è sicuramente quella di una grossa disomogeneità. Abbiamo realtà come quelle del Far East, della Cina, della Corea del Sud, anche del Giappone, in cui la nautica è un elemento che deve ancora essere conosciuto nella popolazione. Soprattutto esiste poca cultura verso la nautica, ma possiamo quasi dire che esiste poca cultura verso la realtà del tempo libero e della spesa del tempo libero. Abbiamo realtà come il Brasile, in cui sicuramente la nautica è già un elemento intessuto quasi strettamente, sinergicamente con la realtà sociale, e dove certamente una scelta anche di una grande barca diventa una scelta anche di distinguo per l'elemento della società. Abbiamo una realtà come la Russia, come il Middle East, dove, come dire, quasi un ritorno dopo la crisi, in un periodo di post-crisi, è quasi un ritorno alla scelta di una grande, di un grande prodotto, parlando di grandi yacht. E cosa rimane nella nostra realtà di mercato del Mediterraneo e dell'Europa? Ma insomma, è un rimane, usare la parola rimane sarebbe limitativo, ma indubbiamente noi possiamo guardare a quello che è il prodotto, che è il risultato della crescita dell'industria in tanti anni, in un decennio, alla flotta esistente, alla flotta che tende a permanere molto qualitativamente lungo le nostre coste, che sono una meta turistica importante. Il Mediterraneo raccoglie più di 1000 grandi yacht in via permanente, che non solo esercitano attività di charter, attività di portistica, croceristica e di vacanza durante l'estate, ma che eleggono a propri home port i territori delle coste italiane e delle coste europee. Ecco, e qui il grande elemento industriale che identifica questa realtà di mercato è l'attività che viene definita tecnicamente di refit e repair. Questo perché? Perché le barche cominciano ad avere qualche anno, sono barche di grande profilo qualitativo, spesso usate anche per il charter, e come tale devono essere mantenute in perfetta armonia tecnica, in perfetta sintonia di progettazione e di prodotto. Quindi si sta sviluppando una realtà importante lungo le nostre coste, non solo, abbiamo anche già dei competitor che sono non lontani, che sono essenzialmente la Spagna, la Francia, la Spagna con il polo di Barcellona, la Francia con il polo di Marsiglia, abbiamo realtà lungo le coste adriatiche come Montenegro, abbiamo la Turchia che sta diventando un paese emergente per questo. Noi abbiamo tuttavia delle grandi realtà nell'area toscana, nell'area ligure, nell'area marchigiana, che sono grandi realtà dedicate al refit, che associano l'importanza e l'esperienza acquisita nelle new building, cioè nelle nuove costruzioni, e stanno veramente diventando un polo importante anche per questa attività di riparazione dedicata ai grandi yacht. Grazie mille.